Giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. La seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e come sapete leggo il libro I fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. A me mi dispiace la persona che ritiene che gli rompo le scatole, però può sempre girare la radio e ascoltare qualcos'altro, insomma. Vabbè, e vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. E vi ricordo il sito internet dove potete trovare tutto il materiale che vi serve, anche un buon estratto del libro che vi sto leggendo stasera, per cui non c'è niente di segreto. Nei siti internet potete trovare anche l'intero Gesù di Nazareth, l'infamia umana, perché dal momento che il costo è abbastanza alto ho deciso di metterlo gratuitamente in internet, per cui chiunque se lo può chiaramente copiare. E niente, torno a ripetere che ho finito di scrivere gli oracoli caldaici e sto portando avanti il lavoro sul mobbing e continuerò il lavoro degli ordini del patto di Nazareth, bastonare chi non si può difendere, ed è anche un lavoro che ho impostato e che porto avanti fino alla fine. Dopodiché spero di riuscire a portare avanti il discorso sulla pulsione di morte, che è un discorso che già da molto tempo devo fare. Mi sembra che sia stato Luciano Dalla Guizza che me l'ha sollecitato. E stasera dei fenomeni di premorte. Cosa sono i fenomeni di premorte? Sono tutte quelle sensazioni, tutto quell'insieme di fenomeni che una persona subisce quando è in stato di coma o di crisi vicino alla morte. Si è scoperto che in stato di crisi vicino alla morte, in stato di coma, esistono una serie di fenomeni, cioè si verificano una serie di fenomeni che sono stati studiati ultimamente, perché ci si è accorto che c'è una casistica talmente vasta e una quantità talmente vasta di testimonianze che hanno portato ad analizzare questi fenomeni. Bene, durante il congresso che si è tenuto nel 97 a San Marino, il 16-18 maggio del 97, questi fenomeni di premorte sono stati un po' analizzati da una serie di personaggi. E vi ho letto tutta una serie di personaggi fino a stasera. Il personaggio di questa sera che andiamo a affrontare è Arthur Berger. Arthur Berger è un americano ed è il direttore dell'Istituto Internazionale Studi di Morte degli Stati Uniti. E lui ha fatto tutta una serie di lavori. Quali sono i suoi lavori? Adesso vedremo un attimino quali sono. E lui ha presentato il suo bagaglio di conoscenze e i suoi intenti. Naturalmente ogni relatore ha portato delle cose, ha analizzato gli aspetti che più erano vicini ai suoi studi. Comunque, noi adesso ci leggeremo Arthur Berger e cosa dice Arthur Berger del sistema di morte e quali sono i suoi studi. Berger illustra le ricerche sulla sopravvivenza dopo la morte, il loro uso e la loro utilità. Egli è espressione del potere di avere. Intende usare queste scoperte per fini pratici. I fini pratici sono il controllo degli esseri umani e dell'azione per assoggettarli. Il potere di avere non sa cosa scaturirà da quegli studi. Qualunque cosa sia, vuole essere lui a gestirla. Berger gestisce una fondazione a Miami che studia modi per scoprire se si sopravvive dopo la morte e in che forma. Scoprire se si sopravvive dopo la morte, documentandolo, è il problema che deve risolvere per soddisfare i suoi finanziatori. Deve documentare come e in che condizione si sopravvive e se queste possono essere gestite dai suoi finanziatori stessi. I suoi finanziatori appartengono al potere di avere e dunque si ritengono l'assoluto. Cosa chiede il potere di avere? La descrizione dell'oggettività nella quale da morto dovrò vivere. Cosa determina il potere di essere? La strutturazione al meglio di un individuo per affrontare qualunque oggettività incontrerà. Cosa si chiede il potere di avere? Sopravviverò dopo la morte del corpo fisico?
C'è la sopravvivenza della coscienza dopo la morte del corpo fisico? In che condizioni? Cosa si chiede il potere di essere? Nulla, perché il potere di essere non si pone domande sul dopo, ma affronta ogni istante del suo esistere tentando di arricchirsi. Per far questo arricchisce la propria coscienza, la propria consapevolezza, il proprio sapere, migliora le condizioni oggettive della propria esistenza, sia per se stesso che per la propria specie. In altre parole, l'essere umano, quando affronta il dopo morte del corpo fisico, si comporta come il feto mentre costruisce se stesso per affrontare la sua morte e forse la nascita di un qualche cosa che non sa, non conosce e che nessuno gli può comunicare, in quanto la descrizione del suo mondo, che ne ricava mediante i suoi sensi, ha poche cose in comune col mondo che incontrerà quando morirà. Il feto cerca di diventare il più forte possibile, anche danneggiando la madre, pur di presentarsi nelle migliori condizioni al momento della nascita. L'essere umano, a differenza del feto, può modificare anche l'oggettività per favorire il proprio divenire insieme a quello dell'oggettività stessa. Quali sono le domande centrali per le quali Berger è pagato per rispondere? 1. La mente di una persona, con la sua conoscenza, il suo carattere, i ricordi e le abitudini, continuano ad esistere dopo la morte? 2. La sopravvivenza può essere dimostrata ad altre persone? Come si può notare, le domande non contengono nessuna ipotesi di divenuto. In altre parole, partono dal presupposto che tutti gli individui hanno le medesime possibilità di sopravvivere dopo la morte, qualora venga dimostrato che un individuo è sopravvissuto dopo la morte. Questo è un quesito che la Fondazione di Berger si propone di risolvere in un secondo momento. Veniamo alla prima domanda. Cosa caratterizza un individuo? La morte? La sua coscienza? Il carattere? I ricordi e le abitudini? Questi aggettivi caratterizzano l'individuo che interessa a Berger. Dal mio punto di vista è come affermare che identifico l'individuo prodotto da quel feto per il fatto che quel feto nella pancia della madre scalciava col piede destro e questo individuo ha l'abitudine di prendere a calci il prossimo col piede destro. Un individuo non è tale in quanto è ciò che è, ma è tale per le rappresentazioni. La sua ricerca è volta a determinare se sopravvive la morte del corpo fisico o se sopravvive la sua mente, la sua conoscenza, il suo carattere, i suoi ricordi, le sue abitudini. Se Hitler è sopravvissuto alla morte del corpo fisico, è sopravvissuto il suo antisemitismo, il suo carattere collerico, il ricordo di quanto fu e le sue abitudini di macellare ebrei? Il feto quando nasce, l'essere umano ha l'impronta del feto che lo ha formato, ma non è più feto, è essere umano. Che senso ha cercare nell'essere umano il feto che fu? Non ha senso per il potere di essere, per la vita, ha senso per il potere di avere, per trovare il modo di controllare la trasformazione, come oggi controlla le trasformazioni, o almeno interviene, nei vari passaggi di sviluppo dell'essere umano. Gli stregoni sanno che il potere di essere va oltre la descrizione del quotidiano che Berger chiama mente, va oltre il carattere sviluppato nel quotidiano per centrare e manipolare elementi della psicologia del profondo che nei confronti della vita e dei suoi processi di adattamento si sono maggiormente incisivi che non gli elementi caratteriali. Questi vanno oltre la conoscenza, in quanto nel potere di essere si somma la percezione sia in forma conscia che in forma inconscia, va oltre i ricordi, in quanto questi esistono solo nella misura in cui sono funzionali al nuovo esistere. Che ne fa dei ricordi fetali l'essere umano adulto? Le abitudini sono tali nella misura in cui esiste una costante nella relazione oggettività-soggettività tale da mantenerle. Che se ne fa un essere umano adulto delle abitudini acquisite in quanto essere feto? Certamente qualche traccia persiste e magari è anche la base delle nuove abitudini, dei nuovi fare, ma è lontana dalla condizione originale da non poter più essere ricondotta all'origine e comunque perfettamente modificata e integrata nelle nuove condizioni di vita. Cosa cerca Berger a questo punto?
delle risposte. Cosa cerca Berger a questo punto? Delle non risposte. Come sono non risposte quelle che ha sempre ottenuto dai miliardi di esseri umani che fino ad oggi sono morti? Eppure, per il potere di avere, la speranza di impossessarsi di un nuovo strumento di controllo è l'ultima cosa a morire. Dopodiché Berger ipotizza anche: è anche possibile però che io sia sopravvissuto alla morte del corpo fisico, destato da essa come una persona che si sveglia una mattina dopo una notte di sonno, ma poiché in qualche modo le cose sono cambiate, per mancanza di motivazioni o di incapacità di comunicare, non ho la forza di rendere nota la mia esperienza al vivente. Questo è il dubbio che sale Berger. Questo dubbio viene immediatamente scartato in quanto la sua soluzione non appare economicamente vantaggiosa. Il potere di avere si regge attraverso la sua capacità di controllare gli individui e i loro processi di trasformazione, finalizzandoli al proprio sviluppo e alla soddisfazione dei propri bisogni. Qualora gli individui diventassero un'altra cosa rispetto al potere di avere, che è un'altra cosa rispetto a quanto il potere di avere conosce o è attrezzato per conoscere e controllare, dovrebbero dapprima negare l'esistenza del nuovo individuato e contemporaneamente lavorerebbe per costruire le condizioni attraverso le quali trarre vantaggio del nuovo. Pertanto non esiste ricerca sul dubbio esposto. Berger è finanziato per conservare e rispondere alla prima domanda esposta, in quanto egli deve convalidare le ipotesi di partenza, anche se non manifeste col suo lavoro. L'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio e una volta morto torna a Dio e dunque deve necessariamente conservare memoria della sua vita umana, in quanto la vita umana e solo la vita umana determina la relazione fra l'uomo morto e Dio. Questo presupposto annulla la ricerca risolvendola nel suo a priori, stuprandone ogni possibile risultato. Questo anche per quanto riguarda la ricerca che parte dalla premessa della reincarnazione. L'essere umano si trasforma in una specie di detective alla ricerca di prove che confermino i suoi postulati. E quando emerge dai lavori di Jan Stevenson e dal tipo di ricerche effettuate sulla reincarnazione. A questo punto Berger ci espone le tecniche pensate per giungere ad un qualche risultato. Ha preso spunto dalla pratica di uno studioso, tale F.VH.IRS, che per dimostrare la sopravvivenza dopo la morte ha chiuso un messaggio in una busta impegnandosi a rivelare il contenuto dopo morto. Berger ha preso nota della busta sigillata, esperimento del resto fallito, ampliandolo con più buste in modo da dare più possibilità. Uno degli effetti che Berger deve superare sono gli eventuali effetti psi, anche se relativi per la scarsa attenzione data alla vita umana per la descrizione della ragione, in particolare quelli telepatici. Nessuno deve aver ricevuto nessuna forma di comunicazione sul contenuto della busta, e così via, elencando altre precauzioni. Berger non precisa chi gli garantisce che quando riceve una comunicazione sul contenuto della busta il messaggio provenga dall'estensore del contenuto della busta stessa. È un problema estraneo al modo di pensare di Berger. Gli unici esseri a cui egli riconosce la possibilità di sviluppare una sopravvivenza dopo la morte sono gli esseri umani. Nessun altro essere della natura può fare questo. L'impostazione a priori di Berger scarta ogni possibilità di dimostrare che un essere nato e divenuto solo come essere di energia possa conoscere il messaggio e riprodurlo in una qualche, fra virgolette, seduta spiritica, spacciandosi come anima disincarnata del morto. Non dovrebbe succedere, ma fra gli esseri di sola energia vitale c'è un certo numero di burloni, il cui fine è quello di nutrirsi di energia vitale, emessa da particolari tensioni degli esseri umani, che l'ipotesi non è solo da scartare, ma costringe a considerare l'esperimento con assoluta ilarità. In altre parole, è un'immensa stupidaggine. Berger sviluppa l'esperimento di Myers con delle combinazioni numeriche.
sembra tutto più logico, ci sono più possibilità di ottenere delle risposte. Berger non si pone evidentemente la domanda su cosa se ne faccia o cosa costituisca per il feto una sequenza numerica elaborata sul fatto che l'essere umano esercita la sua attività attraverso l'uso di mani con 10 dita. Se le mani non servono al feto, è facile ipotizzare che non servano nemmeno al corpo luminoso. Ma non è l'esistenza di un corpo luminoso che Berger vuole provare, ma se c'è staticità nel suo divenuto. Se cambia solo il corpo, mantenendo costanti il carattere, la stessa mente, le stesse abitudini e pertanto anche la stessa mentalità articolata sulla descrizione del mondo di cui la logica matematica è parte importante. I problemi delle capacità ESP sono rilevati da Berger, che le considera il peggior ostacolo e la fonte delle maggiori obiezioni qualora ottenesse qualche risultato positivo. Berger afferma che il suo sistema numerico può essere esteso anche per comprendere forme di sopravvivenza dopo la morte nella forma della reincarnazione. In altre parole, tutti i ricordi del reincarnato dovrebbero concentrarsi sulla sequenza numerica. Un bel problema giuridico si porrebbe se un bambino dovesse conoscere la sequenza numerica provando in questo modo di essere reincarnato. I beni devono restare ai parenti del morto che li hanno ereditati o dovrebbero andare al bambino? L'obiettivo della Fondazione per la ricerca sulla sopravvivenza della morte è di sottoporre la questione della sopravvivenza allo studio sperimentale, a un programma che chiama Chiavi per la vita dopo la morte e conduce principalmente all'esperimento con i numeri. Berger si dichiara un ricercatore empirico e intende, attraverso i suoi esperimenti, indagare sulla possibilità di sopravvivere oltre la morte. Ma se continuiamo a vivere dopo la morte con la nostra coscienza e memorie intatte, come si crede fin dall'inizio della storia umana, io e gli altri partecipanti all'esperimento dovremmo essere in grado di portare a termine i nostri esperimenti con successo. Dispiace per lui. Quando non si rende conto, dispiace per lui quando non si rende conto di quanto profondamente sono riusciti nel corso della storia i poeti a toccare l'animo umano, mitizzando la nostalgia della sconfitta per alimentare i desideri di sopravvivenza e di futuro a chi ha perso l'occasione per coltivare il proprio futuro. Toccare i sentimenti coinvolge gli esseri umani vuoti di ogni futuro, il cui scopo è quello di giustificare il proprio essere vuoti attraverso «tanto siamo tutti uguali ed abbiamo lo stesso fine, qualunque cosa facciamo». Tanto vale continuare ad essere vuoti e burlarci di chi arranca nel corso della sua esistenza per coltivare il proprio divenire. Se poi Berger dovesse dimostrare che solo coloro che arrancano sopravvivono dopo la morte del corpo fisico, per lui e quelli come lui sarebbe troppo tardi per iniziare scegliendo un modo diverso di vita. Tutti costoro finanziano Berger, così possono continuare a nutrire di inutilità il loro presente, continuando ad ignorare che la vita è un momento attraverso il quale costruire se stessi e non arte di saccheggio del circostante. E questi sono gli esperimenti di Berger. A Berger interessa solo una cosa, chiaramente, stabilire se esiste la possibilità della sopravvivenza oltre la morte e fa una serie di esperimenti per andarle a provare. Questo è il fine dell'Istituto per la morte di Miami, di cui Berger è il direttore. Naturalmente non esiste nessuna prova di sopravvivenza oltre la morte, cioè nessuna prova che possa essere gestibile a livello di ragione. Esiste solo delle percezioni soggettive, esiste solo la capacità di alcuni esseri umani di andare a vederselo, ma anche se alcuni esseri umani sono in grado di andare a vederselo, quello che trasmettono agli altri esseri umani è un loro modo di vedere le cose, non è un modo normale della specie degli esseri umani di andare a vedersi le cose. Pertanto, dal come si va a vedere la morte, cioè dal come si percepisce la morte del corpo fisico, da come si percepisce il dopo morte, così si va ad organizzare la vita. Cioè la vita viene organizzata in base alla concezione che si hanno del dopo morte del corpo fisico. Questo è importante, la battaglia della morte.
perché tanto se dopo la morte non c'è assolutamente nulla, non me ne frega più niente di fare, di impegnarmi per qualcosa. Se dopo la morte c'è il giudizio di Dio, del Dio padrone, allora devo sottomettermi alla verità del Dio padrone. Se la morte del corpo fisico è qualcos'altro, allora ho altri comportamenti e vedremo cosa dice la stregoneria. A questo punto abbiamo un tale Massimo Biondi, il quale è molto interessante, però noi lo saltiamo perché devo farlo tutto quanto in una volta, perché questo dà una serie di dati molto interessanti con quei fenomeni di premorte, però è abbastanza lungo e non ce la farei nell'ultima mezz'ora che ho. Allora salto Biondi e passo a Stefano Beverini. Stefano Beverini è un giornalista che stava organizzando quel convegno, fra altre cose. Beverini è un giornalista che si occupa di parapsicologia. Come giornalista è interessato ai fenomeni NDE, cioè ai fenomeni di premorte NDE, che si manifestano nelle situazioni di crisi. Egli è cosciente dell'esistenza del fenomeno morte, in quanto non appropriato per definire chi racconta le sue esperienze, in quanto non è morto, ma è soltanto in uno stato fisiologico che sembra vicino alla morte. Beverini è consapevole che spesso i fenomeni descritti sono fenomeni soggettivi, pertanto vuole circoscrivere il discorso sia ai casi in cui si può parlare di quasi morte, scartando sia i casi di persone coinvolte in gravi incidenti, e quelle moribonde mentalmente lucidi, per accontentarsi delle persone considerate clinicamente morte e rianimate. Egli si vede costretto a fare questa operazione per non essere accusato di usare stadi allucinatori per provare delle tesi formulate a prioristicamente. Gli effetti NDE che Beverini considera sono i seguenti. Primo, consapevolezza della morte del corpo e consapevolezza di esistere esternamente al corpo stesso. 2. Visualizzazione chiara e precisa del corpo da una prospettiva quasi sempre elevata e comunque non coincidente con i propri sensi fisici, a volte in locali vicini, in stanze vicine. 3. Percezione di discorsi di parenti, medici o infermieri e in certi casi anche di pensieri ed emozioni. 4. Totale assenza di dolore fisico. 5. Senso di grande serenità e di generale benessere, abbinato a contenuti a forte carica emotiva, oppure sensazioni di grande disagio morali o di malessere, in alcuni casi quasi sempre nei suicidi. 6. Distorsioni temporali e atemporalità. 7. Aumento delle facoltà percettive e intellettive. 8. Allontanamento dal corpo fisico. 9. Effetto tunnel, luce, visione panoramica del proprio vissuto significativo. 10. Incontro con esseri di un'altra dimensione d'esistenza. 11. Alcune sensazioni non sono foriere di gioia e di serenità, a volte sono immagini terrificanti, tipo infernali. Fatto questo elenco, Beverini deve elaborare una costruzione per allontanare il sospetto di impressioni soggettive elaborate dal cervello in situazioni particolari. Ci sono sempre gli archetipi junghiani, atti a spiegare le reazioni del cervello, dice Beverini, che potrebbe essere come il cervello che tenta di salvare il dischetto attraverso la rivisitazione dei fatti salienti della propria esistenza. Beverini afferma che molte persone pensano che gli effetti prodotti nei momenti di crisi possono essere dovuti ad una tempesta psicofisico-psicochimica all'interno del cervello prima di una possibile morte. Beverini introduce un argomento molto importante e sono le NDE di bambini prodotte nelle ricerche d'analisi di Melvin Morse e Raymond Moody. Vengono purtroppo riferite in maniera generica. Stranamente, riferiscono esperienze simili e analoghe a quelle degli adulti medesimi e fin dalla più tenera età. Questo dato dovrebbe far riflettere su molti degli aspetti considerati importanti nell'esperienza NDE. Esiste sicuramente una reazione psicochimica della struttura fisiologica degli esseri umani davanti alla possibile morte, una reazione dovuta alla struttura psicofisica di cui siamo composti. Questa struttura
reagisce sempre davanti alla morte, si adatta e si modifica al variare delle condizioni oggettive, sia che si tratti di un essere umano bambino o di un essere umano adulto. Ciò che differenzia le due esperienze NDE è veramente importante. Le differenze, come risultanti statistiche, un essere umano adulto che abortisce il proprio corpo luminoso avrà le stesse NDE, a parte il suo specifico condizionamento culturale, di un bambino. Beverini sorvola su questo. A Beverini non interessa la vita, gli interessa provare l'esistenza di una forma di anima sulla quale trasferire la coscienza del corpo fisico all'atto della sua morte. A questo proposito si concentra sulle esperienze extrafisiche, le uniche in grado di garantirgli la possibilità di esistenza della sua costruzione. Beverini descrive alcune esperienze tali da provare le sensazioni di extracorporalità. Egli non si chiede perché in alcuni casi ci sono le esperienze di extracorporalità e nella maggior parte dei casi queste esperienze non ci sono. Egli, come quando il pazzo di Nazareth dice «vi farò pescatori di anime», si identifica col pescatore, non con il pescato che finisce in padella. Egli è fra quelli che sicuramente possono avere esperienze di extracorporalità, non fra quelli che hanno abortito la propria esistenza. Egli non si chiede il perché delle cose, egli è oltre ogni perché. Beverini conclude il suo intervento affermando: una ricerca che sembra indicarci come alcune delle funzioni superiori della psiche possono apparire estreme rispetto alla struttura neurofisiologica, funzione che quindi non necessariamente debbono soccombere col decesso del soma. Ciò che caratterizza la ricerca di Beverini è la cronaca di quanto lo stupisce. Egli non si rende conto come la drammaticità non stia in quanto di strano incontra, ma dalla normalità che annulla lo strano. Gli effetti autoscopici, gli effetti di dilatazione sensoria, sono tutti elementi statistici, piccole percentuali, anziché essere la normalità della nostra esistenza. Cioè, non tutti hanno un corpo luminoso. Beverini è alla ricerca di quanto lo può consolare nella morte del corpo fisico, non di quanto è in grado di costruirlo. Afferma che esiste qualche cosa che sicuramente esce dal corpo, ma come buon cristiano pensa che questo sia oggetto patrimonio comune della specie, come le braccia o gli occhi. Egli non pensa che patrimonio della specie non è l'oggetto, ma è la potenzialità di costruire l'oggetto. Il feto è in potenza un essere umano adulto, ma non necessariamente diventerà un essere umano adulto, e un numero irrilevante saranno coloro che riusciranno a correre i 100 metri in 9 secondi e 8 decimi. L'oggetto su cui si trasferisce la coscienza è potenzialmente costruibile dagli esseri viventi della natura, ma non è oggetto in sé che un dio pazzo ha voluto donare ad una specie privilegiata. La forza che porta alla extrasensorialità fuori dai confini del corpo fisico in realtà noi la costruiamo giorno per giorno, scelta dopo scelta. Così nella affannosa ricerca di provare l'esistenza di un corpo luminoso su cui trasferire la coscienza all'atto da morte del corpo fisico, Beverini omette la ricerca su quanto può costruire il suo corpo luminoso. Almeno questo non è oggetto della sua esposizione. E questo era l'intervento di Beverini. Poi, dopo Beverini, abbiamo degli altri interventi che vengono commentati via via sempre più brevemente. Andremo avanti e quello di Biondi lo leggerò praticamente tutto in una sera. Vediamo cosa ci dice Meluzzi, Alessandro Meluzzi, che è un psichiatra, no? Di Meluzzi non vale parlare molto. Più che NDE, egli ha parlato di rapporto psicologico con la morte. L'angoscia per la morte del corpo fisico, che Meluzzi cita, è l'effetto della sconfitta della vita. È l'angoscia dell'individuo sottomesso, appropriato come oggetto dal Dio padrone, che gli stupra la vita attraverso un processo di sottomissione. L'angoscia della morte è una costante, sia per l'essere umano razionale, sia per l'essere umano sottomesso al Dio padrone. L'essere umano razionale è costretto a vivere nella descrizione, vive di quanto descrive.
davanti alla morte non è in grado di descrivere nulla e si sente sperso. Così è l'essere umano sottomesso al Dio padrone, davanti alla morte si sente disperato. Non serve educare la morte, serve educare alla vita. La morte del corpo fisico è uno dei bisogni primari dell'essere umano, un bisogno superiore, il bisogno dei bisogni. Gli effetti NDE non servono a superare l'angoscia della morte, anche se è vero che chi ha avuto sensazioni NDE spesso non ha più paura della morte. È altrettanto vero che solo chi ha trasformato il proprio atteggiamento di indifferenza alla morte o non pensiero della morte, o chi non ha paura della morte, ha sviluppato i più forti effetti NDE. Gli effetti NDE non aiutano le persone a superare l'angoscia della morte, ma la non angoscia o la non paura della morte è uno dei sintomi che il corpo di energia vitale è sufficientemente forte per affrontare la morte, trasformandola in un corpo luminoso. In nascita del corpo luminoso. E questo, mi sono fermato un attimo, perché è una risposta anche per la telefonata di oggi pomeriggio, no? Gli effetti NDE dovuti a bombardamento psicochimico possono togliere il dolore e la paura del dolore, ma non possono generare il corpo luminoso. Gli effetti NDE relativi alle allucinazioni sono comuni a tutti gli esseri umani, a qualunque età, a qualsiasi grado psicofisico, ma non sono in grado di sviluppare la sicurezza soggettiva nell'affrontare la morte del corpo fisico. L'angoscia resta. L'angoscia è il prodotto del fallimento dell'esistenza, sia nell'assoluta razionalità, sia nell'assoggettamento al Dio padrone e creatore. Bene, facciamo l'ultimo per oggi, è Antonio Bianchi. Antonio Bianchi è un medico ed è un specialista in anestesia e rianimazione. Con Bianchi vengono accennati tutti quegli aspetti delle NDE che possono essere indotti attraverso i farmaci. Bianchi è medico specializzato in anestesia e rianimazione e ha effettuato studi su piante psicotrope e medicina tradizionale in Perù, Messico e Gabon. Bianchi introduce brevemente la storia della ricerca sulle NDE ed estrae da questa esperienza una serie di elementi su quali centra la sua attenzione. Dice che la persona rianimata racconta. Dice, scusate, allora, scusate un attimino solo perché non ho, ho un piccolo problema di sistemazione. Perfetto. Allora, dice che la persona rianimata racconta. Una sensazione di grande pace. 2. Esperienza di essere fuori dal corpo. 3. La sensazione di muoversi attraverso un tunnel al termine del quale c'è una luce di splendore sovrannaturale. 4. Rivisitazione della propria esistenza. 5. Un incontro con parenti defunti o entità luminose. 6. Spesso le persone sperimentano solo alcuni aspetti NDE, aggiungendo che spesso si sono delle NDE terrificanti. 7. Spesso le influenze culturali condizionano il contenuto stesso delle NDE. Proprio per il condizionamento educazionale alla fine del tunnel, nelle esperienze NDE in India, si incontrano divinità indù che accompagnano il soggetto fuori dal corpo nell'aldilà. A questo punto, Bianchi analizza le interpretazioni correnti, quelle date dalla New Age, che tende a considerarli dei viaggi dell'anima fuori dal corpo e perciò la prova della vita ultraterrena. I medici parlano di allucinazioni dovute ad alterazione del metabolismo cerebrale. Sagan affermerebbe che si tratta di vissuti ancestrali, il ricordo della nascita dove il tunnel sarebbe il canale intrauterino. I psicologi parlano di difese di esperienze depersonalizzate messe in atto dalla psiche. Secondo altri, le NDE altro non sarebbero che deformazioni da inurbanizzazione dopo milioni di anni di vita nelle foreste e nelle savane. Quasi tutti affermerebbero che le esperienze NDE altro non sarebbero che prodotti del cervello umano in situazione critica. Queste sono le opinioni dei neurofisici. Alcuni scienziati, però, documentano l'esistenza di situazioni NDE prodotte non legate al pericolo di vita. E si chiamano OBE,
esperienze di uscita del corpo luminoso, dal corpo fisico. Gli studi più vicini all'NDE, senza pericolo di vita, si ha su casi di pazienti trattati con la chetamina. Dice Bianchi, la chetamina a dosaggi inferiori a quelli anestetici induce strane allucinazioni, simili a quelle provate in situazione di totale deprivazione sensoriale prolungata, sensazioni di fluttuare nello spazio, di essere privi del corpo, di osservare il proprio corpo dall'altro o in rapidi movimenti nello spazio. Studi di Collier del 1972. L'azione della chetamina è stata paragonata in passato all'esperienza del samadhi, lo stato più elevato della meditazione yogica, in cui si perde la distinzione fra soggetto ed oggetto, e il proprio stadio mentale è caratterizzato da una concentrazione puntiforme, da un senso di totale unione col divino, percepito spesso sotto forma di una chiara luce splendente. Moore e Alturian, 1978. Partendo da questo, Bianchi considera che la chetamina coinvolge un gruppo di ricettori cerebrali detti NMDA, un gruppo di ricettori coinvolti nella memoria e nei processi di apprendimento che sulla base dei quali costruiamo la nostra immagine corporea. Recentemente è stata scoperta un'altra sostanza che ha più o meno la stessa capacità di indurre effetti NDE agendo sui ricettori NMDA, ed è l'ibogamina. Questa sostanza viene usata per indurre effetti NDE attraverso la produzione di uno stato di coma profondo. Questa sostanza agirebbe sui ricettori NMDA. Nel Gabon viene usata per provocare contatti con gli spiriti attraverso l'introduzione in uno stato di coma profondo. Cioè, in pratica, prendendo questa sostanza, gli indigeni del Gabon, cioè i gabonesi, vanno in uno stato di coma profondo. La quantità di corteccia di radice di iboga utilizzata in questi rituali è molto elevata, inducendo nei soggetti uno stato semicomatoso, durante il quale si verifica la separazione dello spirito dal corpo fisico e l'incontro con gli antenati o con il divino, a seconda che il contesto in cui il rito avviene sia tradizionale o sincretista. Spesso in questo, cioè in sincretista, cioè con l'intervento dei missionari. Spesso in questo secondo caso l'esperienza assume le caratteristiche tipiche di una NDE, con l'incontro di una luce splendente che diventa manifestazione del Dio padrone, dei santi, dei Gesù. Lo studio comparativo delle visioni riportate dalle tribù Bakota e Bakuele, dove i rituali iniziatici implicano spesso un incontro con un antenato archetipo sotto forma di leopardo, o quello delle tribù Fang, dove viceversa il Biwiti è un fenomeno di tipo cristiano sincretista, che parlano spesso di incontri con la luce divina o con santi della cosmologia cattolica, sarebbe illuminante. Il resto della relazione appartiene a deduzioni di Bianchi, con particolare interesse delle case farmaceutiche tese a ricercare sostanze attraverso le quali appropriarsi del mercato. Riuscire a capire come manipolare ed usare queste sostanze per accumulare capitali. A Bianchi interessa studiare le reazioni cerebrali e queste sostanze gli permettono di studiarne il fenomeno. In pratica, nelle situazioni di coma indotto attraverso l'ibogamina, c'erano sì sensazioni di NDE, ma erano semplicemente delle sensazioni di NDE in stato allucinatorio, cioè nel senso che non c'era assolutamente l'uscita del corpo luminoso, ma c'erano stati di allucinazione. Questi stati di allucinazione ti portano a vedere quello che sono immagini prodotte dal proprio condizionamento educazionale, per cui chi prendeva l'ibogamina e viveva nella foresta, viveva nei villaggi, aveva una tradizione, diciamo così, classica del Gabon, vedeva il suo antenato, la forma del suo antenato tipo leopardo, tipo animali sacri o il bosco sacro o comunque le varie divinità della sua tradizione. Chi invece nel Gabon faceva la stessa operazione, però lo faceva in città, educato dai missionari cristiani, praticamente vedeva le immagini cristiane. Per cui questo significa che
il peso del condizionamento educazionale sulle immagini dei vissuti NDE e in percezione alterata è estremamente importante. Cioè non avere sottomissione per un'immagine, non avere sottomissione per una descrizione o avere una descrizione ricchissima permette all'individuo di avvicinare quello che è la sensazione a quello che è l'immagine percepita. Solo che quando si prende droga, tipo la chetamina o tipo l'ibogamina, non si ha l'uscita del corpo luminoso dal corpo, ma si hanno tutte quelle sensazioni e tutti quei preliminari che il corpo farebbe se fosse in stato di premorte. Ma non esiste nessun coinvolgimento del corpo luminoso, non esiste nessuna capacità di espansione dell'individuo, esistono soltanto un modo di bruciarsi, un modo con cui l'individuo brucia e l'individuo consuma se stesso. Pertanto questo è gli effetti finali di questo tipo di cose. Questo tipo di cose non producono assolutamente il corpo luminoso, ma vanno semplicemente a registrare una situazione di fatto, cioè la situazione che esiste in quel momento. Allora, il corpo luminoso non viene prodotto da... Il corpo luminoso non viene costruito dalle droghe che vengono introdotte, ma le droghe non fanno altro che registrare la situazione che è. E la situazione che è una situazione di distruzione dell'individuo, non è una costruzione dell'individuo. L'individuo costruisce la propria illusione e va proprio alla propria distruzione. Il corpo luminoso si costruisce solo ed esclusivamente attraverso il prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, la responsabilità del proprio quotidiano, proprio perché, ciao Roberto, ciao Maria, ciao ragazzi, prendersi in mano la responsabilità della propria vita, prendendosi in mano la responsabilità della propria vita, si è in grado di compattare se stessi e non si fa altro che amalgamare il proprio corpo luminoso giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, anno dopo anno. Non esiste una cosa donata da qualcuno o una cosa che appare dal nulla, ma esiste una cosa che si costruisce momento dopo momento. Va bene. Arrivato qui, io avrei finito per stasera i fenomeni di premorte. Rimetto i telefoni se qualcuno vuole telefonare, se qualcuno vuole dire qualcosa, i telefoni sono accesi e io vado avanti con la rassegna stampa. Vi ricordo il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838. Allora, cosa abbiamo qui? Se preghi in ufficio c'è l'indulgenza, ma la Chiesa avverte, il penitente deve avere una vera conversione di vita. Cosa significa questo? La Chiesa Cattolica ha bisogno di persone. Pronto? Se è possibile avere l'indirizzo di internet che hai dato prima. Ti do il mio e vai a cascata su tutti gli altri. Sì, dimmi pure. Te lo dico per radio o per telefono? Per telefono. Allora, http://utenti.tripod.it / Claudio Simeoni, attento, Claudio va scritto con la C maiuscola e con la S maiuscola. Ho capito. E fra Claudio Simeoni ci va quella lineetta di sottolineatura. Un trattino. Esatto, di sottolineatura. Dimetto. Allora, Claudio Simeoni /index.html. Ho capito. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se hai delle difficoltà, ciao Claudio. L'ho già trascritto. Se dovessi avere delle difficoltà, vai sul motore di ricerca Abicino, sì. Vai al discorso religioni, sì. Ti danno un 150-200 elencati, no? E c'hai Federazione Pagana oppure home page di magia e stregoneria paganesimo. Lì ci sei dentro comunque? Sì, tutti e due, ci sono i miei e poi vai in cascata su quelli dell'istituto. Certo. Va bene, ti ringrazio. Grazie a te, saluti, ciao. Nel sito internet praticamente si trovano tutti quanti i materiali nostri senza doverli comprare e trovate un'idea di tutto quanto, perché ho caricato circa 2 milioni di caratteri e anche se non sono capace sono bravo, insomma qualcosa ho fatto. Allora vediamo un attimo, se preghi in ufficio c'è l'indulgenza, perché questo? Perché la Chiesa Cattolica ha bisogno di una testimonianza, cioè ha bisogno di avere tanti cattolici che
predicano il cattolicesimo in ogni posto possibile e immaginabile. Allora, ti dice praticamente, mi te vendo l'indulgenza, cioè te sconto il purgatorio, te mando in paradiso se ti te metti a pregare in ufficio, cioè, che è veramente una roba folle, per carità, se qualcuno vuole farlo, vabbè, faccia pure, però insomma questa qua è una strategia per comperare, sempre il solito discorso, comperare le cose. Anatema di Tonini, questa è la Repubblica 16 del 9-1999. Anatema di Tonini, scontro in commissione, orientamento sessuale, una legge vergognosa. Pronto? Bravo. Orientamento sessuale, una legge vergognosa. Cos'è che sta succedendo? Succedendo che lo Stato sta cambiando. Pronto? Pronto? Sta succedendo che lo Stato sta cambiando, cioè lo Stato sta ricevendo delle innovazioni laiche all'interno della propria struttura. Chiaramente queste innovazioni laiche avranno sempre dei tempi di trasformazione, dei tempi per trasferirsi dalla legge al corpo sociale, al modo di essere degli individui. In ogni caso, il fatto stesso che si cominci a dire se tu fai della discriminazione sul piano sessuale, questo va contro la Costituzione, va contro lo Stato, va contro la legge, è un grandissimo passo avanti. E chi è che ce l'ha su con questo? Naturalmente Tonini, naturalmente la Chiesa Cattolica, perché la repressione sessuale esercitata dalla Chiesa Cattolica è stata un'arma di ricatto rispetto agli esseri umani. Se dovesse passare questa legge, è vero, ci vorrebbero almeno 20 anni perché questa legge diventasse importante e si trasferisse sul sistema educazionale, però significa rimuovere dei blocchi che in questo momento sono posti all'interno del sistema sociale, colpevolizzando chi ha una sessualità, un modo di essere, un modo di rappresentarsi diverso da un altro. E questo è contrario alla nostra Costituzione, è contrario rispetto alle norme, però siccome le norme non sono state acquisite in maniera normale, in maniera ovvia, bisogna fare una legge apposta perché sia impedita la discriminazione. Allora, naturalmente, se si impedisce una discriminazione, la Chiesa Cattolica, che è pronta a discriminare, pronta a costruire campi di sterminio, pronta a qualsiasi cosa, naturalmente Tonini dice che è una cosa vergognosa. In realtà vergognoso è Tonini. Passiamo alla Repubblica del 15 del 9 1999. Prete genovese arruola i fedeli contro i ladri e i questuanti. Allora, un parroco genovese chiama alla mobilitazione i suoi fedeli contro i furti e i questuanti troppo intraprendenti nella sua chiesa. Allora, dei furti mi interessa relativamente. Uno che viene derubato ha il diritto di difendersi. Questo ne do atto, non mi interessa più di tanto. Il questuante invece quello mi interessa. Cioè, la repressione che fa questo prete rispetto a chi chiede un aiuto, a chi tende una mano. Cioè, veramente è vergognoso. Perché questo? Perché la Chiesa Cattolica i soldi li vuole per lei. Cioè, il pazzo di Nazareth dice che a lui devi dargli i soldi. Questo veramente più che il pazzo di Nazareth si è apposto negli Atti degli Apostoli. I ricchi vendono le cose, danno i soldi agli apostoli, e gli apostoli poi si arrangiano a fare la carità, a vendere quello che hanno, venderle in cambio di adesione emozionale. Ci saranno delle vere e proprie rivolte contro i vescovi durante i primissimi secoli di traslazione fra paganesimo e cristianesimo, perché i vescovi, che avranno il diritto di allargire il soldo pubblico, ricordo che a Roma per esempio il vino, il pane, l'olio e altre cose venivano assolutamente garantite anche ai più poveri, bene, quando questa occasione viene data anche al vescovo di gestire una parte di questo, il vescovo userà questa arma per ricattare chi non si può difendere. Ora, cacciare via il questuante, cacciare via chi chiede la carità, è una cosa importante per i cattolici, perché la carità va chiesta mettendosi in ginocchio davanti ai cattolici, non va chiesta perché uno ha bisogno. Uno ha bisogno, ma non deve chiedere i soldi perché lui ha bisogno, ma deve supplicare il prete e dare la propria emotività affinché il prete soddisfi il proprio bisogno. Per cui il prete deve avere in mano un'arma di ricatto nei confronti dei suoi bisogni. Questa è una cosa vergognosa della Chiesa Cattolica, una delle cose più infami. E passiamo al Gazzettino del 14/9/1999. Gli USA a Pio XII. Se Mussolini entra in guerra, scomunicatelo.
Allora, sono sempre le solite notizie storiche che vengono riportate un po' di qua e un po' di là. E chiaramente agli Stati Uniti interessava che l'Italia non entrasse in guerra a fianco della Germania, per cui ha tentato tutti i canali per fermare Mussolini e per fermare la guerra, cioè gli serviva un nemico in meno chiaramente, e aveva chiesto a Pio XII di scomunicare Mussolini se Mussolini entrava in guerra. Ma Pio XII non gli fregava niente degli Stati Uniti, a lui gli fregava muovere guerra all'Unione Sovietica. Per cui, se Mussolini entrava in guerra contro l'Unione Sovietica, lui non avrebbe mai scomunicato. E infatti è ciò che è avvenuto. Perché cosa gli interessava a Pio XII, come a tutti i cattolici? Distruggere tutti quegli uomini che chiedono uguaglianza in sé. Non tutti gli uomini sono uguali in ginocchio davanti a me, ma l'uguaglianza in sé. Esattamente come quelli che chiedono la carità. Quelli che chiedono la carità fanno schifo perché chiedono di essere aiutati in se stessi e per se stessi, non in quanto individui in ginocchio davanti alla Chiesa Cattolica. Questo è importante, che riusciamo sempre a ricordarci queste cose. Allora, passiamo al 16/9/1999, da Il Gazzettino. Confessione, sacramento della gioia. Allora, questa è un'affermazione di Wojtyla che dice dire i peccati commessi, ascoltare l'esortazione del sacerdote e poi recitare o biascicare la penitenza, che quasi sempre uno più patra ave gloria, il Papa insiste nel dire che prima di ciò e anche dopo ci vuole un atteggiamento di interiore di pentimento con dimensione permanente della esperienza cristiana. In pratica, in cosa consiste tutto questo? Tutto questo significa colpevolizzare la persona, mettere in ginocchio la persona, costringere la persona a stare in ginocchio e costringere la persona ad essere sottomessa. Bene, allora, questo è il cattolicesimo, questo è il cristianesimo, e il cristianesimo non può altro che essere questo. Allora, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Pronto? Pronto? Ciao, chiamo da Dolo. Dimmi. Ti avevo già chiamato parecchio tempo fa, però ti ho sempre seguito fino adesso. Grazie, anche se non ci siamo più sentiti telefonicamente, ti ho sempre seguito. Volevo sapere, insomma, io vorrei acquistare qualche libro tuo, tutto qua. Vabbè. E tanto che ci penso, che non vedo l'ora, insomma, di poter avere questa possibilità, e volevo chiederti come fare, insomma, come possiamo. Beh, dobbiamo metterci d'accordo, mi dai un colpo di telefono a casa, ecco, insomma. Va bene. Ok, d'accordo, grazie, ciao. Va bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ora vi lascio con i ragazzi e vi ringrazio di avermi ascoltato. Non metto sulla sigla perché mi è saltato il nastro, comunque metto su un'ottima pubblicità per la radio. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto.